Tutti e bentornati per questo nuovo appuntamento con la ginnastica a domicilio. Oggi, come vedete, il setting è un po' diverso. Siamo all'aperto e faremo degli esercizi per le spalle con un elastico leggero. Allora, come riscaldamento, impugniamo l'elastico tenendo i gomiti completamente distesi e le mani alla larghezza delle spalle. Teniamo le braccia basse, facciamo per 10 volte apertura e chiusura. Poi portiamo le mani all'altezza delle spalle, sempre una decina di movimenti, poi sopra la testa, senza tendere troppo, è un riscaldamento. E poi dietro la schiena. Se sentiamo il bisogno possiamo ripeterlo un'altra volta, se vogliamo scaldarci un pochino di più. Andiamo a vedere gli esercizi di rinforzo. Partiamo con un rowing. Faccio passare l'elastico attorno al tronco. Le gambe sono leggermente divaricate, le ginocchia un po' piegate. I gomiti sono stretti e tiro, lascio andare. Tiro e lascio andare, mantenendo la schiena ferma. Le scapole si chiudono dietro. Lo ripetiamo una ventina di volte, poi facciamo un minuto di riposo e facciamo altre due serie. Secondo esercizio è sempre un rowing, però stavolta l'aggancio è più alto, quindi facciamo maggiormente la parte del gran dorsale. Facciamo passare l'elastico in alto, uso una sedia, mi siedo bene davanti, in punta la sedia e mi inclino un po' indietro con il corpo, la schiena è diritta, tenendo i gomiti larghi, tiro l'elastico e lascio. Anche qui è importante il movimento delle scapole che vanno chiuse indietro. Facciamo anche qui tre serie da 20 movimenti circa. Vediamo l'ultimo esercizio. Questa volta basta fermare l'elastico sotto un piede, la mano che non lavora è sul fianco, le gambe sono un po' divaricate. Facciamo un'apertura fino a portare la mano all'altezza della spalla e chiudo. Apro e chiudo. Anche qui facciamo una ventina di movimenti. Poi, mentre il braccio destro si riposa, cambiamo subito e partiamo con il sinistro. Sempre 20 movimenti. Facciamo 3 serie per ogni braccio. Ok, vediamo due esercizi di allungamento e poi basta. Ci appoggiamo al tronco, mano all'altezza della spalla e ci giriamo con il tronco dalla parte opposta. In questo modo allunghiamo il petto e il bicipite. Manteniamo la posizione almeno un minuto, poi cambiamo braccio, uscendo lentamente dalla posizione. Come stretching per i muscoli posteriori invece possiamo fare così. Facciamo passare il braccio davanti e lo blocchiamo contro il petto con l'altro braccio. Anche qui manteniamo per un minuto la posizione. Bene, per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!